Luca Beltramino, ci parli del progetto Railway Edge. Railway Edge è un nuovo progetto che, dove Railway sta investendo in una piattaforma che comprende 18 data center Edge che saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale. Li stiamo costruendo nei capoluoghi di regione e questi data center Edge ci permetteranno di distribuire a livello regionale servizi di prossimità a basse latenze. In più stiamo lavorando in realtà su un progetto sulla città di Roma per un grande data center hyperscale nazionale che arriverà nel tempo a 40 megawatt di potenza elettrica. Tutto questo ci permetterà di servire il mercato con quello che io chiamo computing continuum, che non è altro che servire il mercato dal grande data center nazionale fino agli utenti finali, avvicinandosi sempre di più con il dato e le applicazioni agli utenti finali, servendo poi anche il mercato regionale e locale. Ecco, la linea l'ha tracciata e la direzione mi sembra abbastanza chiara già con quello che voi state facendo, però anche allargando un po' la visione, guardando al futuro, quale sarà poi il successivo sviluppo dei data center in Italia? Allora, noi veniamo da una ventina d'anni dove abbiamo costruito grandi data center a livello nazionale e internazionale. Questi grandi data center servivano per in questi vent'anni sviluppare tutte le grandi dorsali del cloud, quindi tutti i grandi servizi cloud. In questi ultimi anni ci siamo resi conto invece di una tendenza opposta, cioè la tendenza di avvicinare il dato sempre più vicino all'utente finale, ovvero di creare quell'hardware e software che serve per far sì che il dato venga processato sempre più vicino al punto in cui viene creato, o addirittura nel punto stesso in cui viene creato. Quindi lo sviluppo dei data center a livello internazionale io lo vedo sicuramente continuando nella crescita dei grandi data center nazionali e internazionali, che non si fermerà, anzi in Italia è previsto il raddoppio tra il 2023 e il 2026, però anche insieme con la crescita dei data center regionali che poi piano piano diventeranno locali, quindi addirittura ci sposteremo in dei piccoli data center a livello cittadino. Un'ultima battuta, tutti questi data center pongono chiaramente il problema della sostenibilità, cosa si sta facendo in quella direzione? Allora, noi normalmente veniamo considerati il problema, mentre io sono convinto che siamo la soluzione, perché in passato io spostavo i clienti dai loro data center che erano nei loro uffici verso i data center gestiti dalle aziende che fanno solo questo. Questo ci permetteva di rendere molto più sostenibili. Ovviamente ora cosa succede? Che dobbiamo diventare sempre più sostenibili e l'ambiente di data center è un ambiente molto controllato e molto anche controllato a livello normativo, non solo a livello di sensori, attuatori, ma anche a livello normativo, quindi siamo molto controllati e riusciamo e dobbiamo investire per forza sulla sostenibilità. Quindi è il miglior modo per sviluppare dei servizi che comunque ci servono, perché la digitalizzazione ha un'importanza strategica anche a livello nazionale e quindi la potenzialità di diventare sempre più sostenibili è proprio data dal fatto che siamo ambienti molto controllati. Noi dobbiamo lavorare su quattro punti, cioè sull'energia che viene utilizzata nei data center, e per questo serve che chi ci offre, che ci fornisce l'energia diventi sempre più sostenibile. Noi non facciamo questo, quindi non siamo produttori di energia. Noi dobbiamo stare molto attenti a come l'energia viene usata all'interno dei data center, quindi diventare sempre più efficienti e diventare sempre più sostenibili in come noi dissipiamo il calore. Il terzo punto è sicuramente che dobbiamo convincere i nostri clienti, perché i nostri clienti portano la tecnologia dentro queste scatole, quindi dobbiamo convincere i nostri clienti a diventare sempre più sostenibili spingendoli a farlo. E la quarta cosa è come dissipiamo poi il calore, spostando il dato sempre più vicino alle città, quindi sempre più vicino all'utente finale. Ad esempio potremmo usarlo per riscaldare edifici pubblici, scuole, ospedali, università, e quindi in questo modo anche il data center edge diventa più sostenibile. Grazie mille. Grazie a voi.